Allora, ben ritrovati con questo foglio di carta, grazie alla geometria. Oggi cerco di spiegarvi che significa frazione, il concetto di frazione. Allora, questo è un foglio di carta, vale uno, perché è un oggetto. Il concetto di frazione si può applicare a qualsiasi oggetto, un foglio di carta, un vaso, un'arancia, una mela, qualsiasi oggetto. È un qualcosa che è stata ideata per la prima volta dai greci e noi, attraverso i romani, abbiamo ereditato questa conoscenza. L'abbiamo utilizzata nella matematica. Si può capire dalla geometria, come vi farò vedere adesso, ma c'è anche un concetto di frazione che poi sarà collegata all'aritmetica. Ok? Quindi 1, questo oggetto vale 1. Chiaramente io questo oggetto lo posso piegare. Voi dite, l'hai piegato a metà. No, Vale 2. è qui che sta il bello. Queste due metà in realtà sono oggetti, quindi cose, che sono riferite all'oggetto grande. Io li posso anche tagliare. È vero che ne ho due, ma se volessi legare questi nuovi oggetti all'oggetto di partenza, dovrei dire questi sono due oggetti rispetto all'oggetto di partenza, cioè il foglio intero. È una cosa banale, ma è molto importante capire a chi ci si sta riferendo. Quindi sono due oggetti che appartengono in realtà all'oggetto iniziale. Questo, per esempio, prendendo uno di questi nuovi oggetti, i greci gli hanno dato un nome e hanno creato le frazioni. Hanno scritto questa cosa qui, che adesso vi faccio vedere su questo foglio. Hanno scritto, se la penna mi aiuta, prendiamo un'altra penna. E il concetto di frazione è così profondo che le penne non resistono. Andiamo con l'altra penna. Uno su 2, anche chiamato un mezzo. Il numero che sta sopra lo identifichiamo col nome numeratore. Il numero che è posizionato in alto rispetto a questa linea. Questa linea la chiamiamo linea di frazione, e questo numero 2 lo chiamiamo denominatore. Perché gli hanno dato questo nome strano? Perché l'hanno chiamato un mezzo i greci? Diceva una mia compagna di scuola delle superiori, no? Una scolana. Questo
Perché uno sta su un cima e due sta io sotto. Beh, sì, per capire, no? Dice, l'uno è il numero che si trova sopra la linea di frazione in alto e il 2 è il numero che si trova sotto la linea di frazione, cioè in basso. E questo l'aveva capito la tua amica. Però non so se la tua amica aveva capito che i greci avevano inventato un modo nuovo per rappresentare questi nuovi oggetti che partono dall'oggetto di partenza, che è praticamente il foglio intero. Il nome che hanno dato a uno di questi foglietti, quindi, è 1 su 2, perché è un nuovo oggetto su 2 che ho formato spezzando il foglio iniziale. Ripeto questa cosa importantissima. Capito. Questo è uno su i due pezzi che ci vogliono per spezzare il foglio iniziale. Ecco perché i greci questo l'hanno chiamato un mezzo. E anche l'altro foglietto, che è uguale perfettamente a quest'altro, anche questo si può chiamare col nome un mezzo. Ed è stata una scoperta importantissima. Perché, sempre procedendo in questo modo, io potrei dire, va bene, questi due fogliettini, è vero, li ho divisi a metà, cioè l'ho ottenuti dalla metà, spezzando, ma potrei spezzare ancora questi fogliettini a metà. Quindi il foglio di partenza, invece che dividersi in due parti uguali, si potrebbe dividere in quattro parti uguali. Vi faccio vedere. Io piego questo. Regia, si vede bene la... Si vede quando faccio le... Regia? Sì. Si vede quando piego i foglietti a metà. Vedete? Questi fogliettini li ho piegati a metà. Si vede? Regia, non da cenni di vita. La testa sì, ma... Ti direi di no, ma se si vede, che ti posso dire? Acconsento. Oh, allora dici sì. Quindi, questo foglio di partenza, se piego questi foglietti a metà, come potete vedere, invece che dividerlo in due parti, l'ho diviso in quattro parti. Ok? Quindi significa che io posso fare come prima, cioè tagliare, no? Questo fogliettino. In due. Ok. E questa volta se io vi dicessi, ma questo fogliettino più piccolo, se gli dovessimo dare un nome, come hanno fatto i greci, come lo chiameremo? Lo chiameremo ancora un mezzo oppure dobbiamo dargli un altro nome? Perché questo è un fogliettino del foglio iniziale. Questa è la cosa importante, si fa sempre riferimento al foglio iniziale. È un pezzettino del foglio iniziale che è stato diviso questa volta in quattro Scusa, parti. non vai prima a dire un terzo del foglio che ho riviso? Beh, veramente è un quarto. Vabbè, sì, è vero, un quarto. Perché come potete vedere dall'immagine, il foglio si vede questa piega, no? Adesso non la taglio, però è un pezzo
di quattro parti uguali. Quindi si chiama un quarto. Beh sì. Come si scrive un quarto? 1/4. Facciamo vedere, perché chi sa parla presto, ma anche chi non sa parla presto. Che vuoi dire? Voglio dire che questo è un video per i miei allievi di prima media. Lei regia ha fatto anche le superiori, quindi deve capire che quello che lei sa, magari non lo sanno tutti. Quindi ci vuole sempre, ragazzi, un po' di umiltà nella vita. Esatto, ma soprattutto ottimismo, perché quello che io sono, loro saranno. Ma certo, però gli diamo il tempo per arrivarci. Quindi il numeratore vale 1. La linea di frazione è questa che ho disegnato e il denominatore vale 4. Si rappresenta geometricamente col fatto che ho tagliato il mio foglio iniziale in In quattro quattro parti. parti. Ecco, questo non l'ho tagliato, lo fate finta che lo abbia tagliato, così vedete i quattro pezzi, no? E questo è 1, un quarto. Ora vi faccio un piccolo quiz. Perché se capite questa cosa, capite tutto. La capisco io, la capiscono Questo l'abbiamo chiamato un quarto. Mentre il foglio, adesso questo fate finta che sia intero, no? Questo invece che è il foglietto più grande, quello che ho ottenuto prima, l'ho chiamato un mezzo. Questo è un quarto e questo è un mezzo. Se io vi dico di fare la somma, quindi di sommare un quarto con un mezzo, che cosa vi viene in mente di fare geometricamente? Cioè con questo gioco di fogliettini, un quarto, ripeto, più un mezzo. Boh. Oh, quindi anche la regia adesso ascolterà con gusto, perché non lo sa. Per poter sommare degli oggetti differenti, bisogna cercare di riportare gli oggetti alla stessa unità di misura. Cioè, che significa? Che se questo grande io lo rappresentassi in modo tale che il denominatore sia 4, il calcolo diventerebbe più semplice. E questa è una spiegazione aritmetica, però poi si lega con la geometria. Ve lo dico in termini geometrici. Se io questo foglio grande lo rappresento attraverso questi fogli piccoli, io so fare la somma. Ma finché questo pezzo grande è diverso da questo piccolo, per nome, per dimensione, per come è fatto, io non posso sommare nulla. Beh, dovete sapere che questo pezzo grande, vi faccio rivedere il quadrato di partenza, non solo si chiama un mezzo, ma come vi ho fatto vedere prima, questo foglio grande lo posso dividere a metà. Quindi questo foglio grande non solo si chiama un mezzo, ma si può chiamare due quarti, perché ci sono due pezzi di questo foglietto piccolo, guardate. 1 e 2. Quindi questo ha anche un altro nome. Oltre a chiamarsi un mezzo, si può chiamare due quarti. E se adesso avete capito questa cosa, questo si chiama due quarti e questo si chiama un quarto, la somma di tutto fa. Contate i pezzetti che fate prima. 1, 2,
3 quarti. Ho dovuto trasformare il pezzetto un mezzo in pezzi da quarti, perché altrimenti non capisco come si fa la somma. Io posso sommare pezzetti uguali, non pezzetti uno grande e uno piccolo. Questo ho capito che è formato da due pezzetti piccoli, quindi lo chiamo 2 quarti, oltre a chiamarlo un mezzo. Si dicono frazioni infatti equivalenti, cioè che significa uguali, e quindi posso fare un quarto più un mezzo, che fa 3 quarti, perché un mezzo si può scrivere come 2 quarti. Ve lo scrivo sul foglietto così ce lo ricordiamo bene. Quello che vi ho chiesto di fare è questa operazione qui: un mezzo più un quarto. Scritta così non posso fare nulla. L'unica cosa che posso fare è trasformare questo un mezzo in una frazione equivalente. Quindi ci faccio una freccia e dico: questo un mezzo è equivalente a 2 quarti. Ve l'ho fatto vedere piegandolo, no? Con i fogliettini. 2 quarti più un quarto, riscrivo come nelle espressioni, no? Che sapete fare. Quindi 2 quarti più un quarto. Adesso lo so fare, 2 più 1 fa 3, il 4 è la mia base di riferimento, quindi fa 3 quarti. Questo che ci fa capire che se noi riuscissimo a trasformare ogni frazione nella stessa base di riferimento, quindi nello stesso denominatore, riusciamo a fare i calcoli. Basta sommare i numeratori, ovvero i numeri che si trovano sopra la linea di frazione. Spero di essere stato chiaro, il video è un po' lungo, voi stoppatelo, fermatevi, riflettete in ogni punto e poi magari ne parleremo nella videochiamata. Quindi a presto e bye bye!